Amici dell'ABA, studenti non studianti, sul Suncorda, oggi vi porto in un bellissimo paesino del Wiltshire, più precisamente a Ogbourne St. Andrew. Quella che vedete qui, davanti a me, è una chiesa normanna eretta intorno al XII secolo. Lo vedete? Una tipica chiesetta. Guardate qua tutta l'area cimiteriale proprio adiacente alla chiesa, come tipico dei cimiteri anglosassoni, vedete? Questa è una zona prima dedita a riti pagani, non per niente sono mezzi pagani, ancora oggi. Quello è un burial site, è un luogo di sepoltura pagano. Quindi poi, guardate qua la meraviglia di questa chiesa, normanna, Church of England, vedete, sono anglicani, c'hanno pure la bandiera là sopra. Siamo in mezzo a una bellissima zona collinare, non distante da Marlborough, vedetela in lontananza, ci sono i Downs, queste bellissime zone collinari. Prego, seguitemi, attenzione, qua bisogna indossare gli stivali, i Wellis, perché è tutto estremamente umido e bagnato. Abbiamo avuto la fortuna di trovare il guardiano della chiesa, il quale ci ha aperto. Prego, inquadrare anche tombe meravigliose. È bella questa commistione, no? Che in Europa dai tempi di Napoleone non c'è più. Non si può più seppellire né sotto la chiesa né nelle immediate adiacenze, ma questi di Napoleone se ne fregano, anche perché l'hanno sconfitto, quindi giustamente, venite, vi porto all'interno di questa bellissima chiesa normanna che abbiamo avuto la fortuna di trovare aperta. Però dentro, mi raccomando, silenzio. Quindi starai zitto? Non credo. Chiesa molto spoglia, come nelle tradizioni protestanti, nessun affresco, però molto raccoglimento. Guardate le panche, come sono sistemate. Simpatici cuscinetti che usano per inginocchiarsi. Sì. Ah, guarda. Eccoci, anche il Padre Nostro, casomai se lo fossero dimenticati. Sì. Eccolo lì. I 10 comandamenti. Questi scommetto che non li sapete neanche voi. Ok. Se mia moglie me lo consente, io adesso continuerei il giro del paese per mostrarvi la caratteristica di questo luogo, thatched roofs, cioè i tetti di paglia, costruzione addirittura medievale che ancora oggi però possiamo trovare in alcuni villaggi. Seguitemi. A dove vi avevo accennato, questo è un tipico thatched roof. Cosa si prende? Si prende la paglia di segale o di grano e si fanno dei fastelli di circa 60 centimetri di diametro. Poi si attaccano con una cordicina, in altri modi, eccetera, eccetera, alle travi del tetto. E poi si pongono sopra, vedete anche di qua, si pongono sopra altri ulteriori strati. Queste piccole patio, diciamo, antistanti le
le case erano i luoghi dove si incontravano i fidanzati, cioè dove la fidanzata aspettava il fidanzato che veniva a trovarlo e potevano discorrere. C'è quasi sempre una piccola panca davanti. Guardate che meravigliosi che sono comunque questi cottage. Sono una straordinaria caratteristica del nord Europa. Ce ne sono un po' dappertutto, per la verità, non solamente in nord Europa, però sono sempre più rari da trovare. Ritorniamo quindi alla zona della chiesa. Facciamo sempre una panoramica sul villaggio. Non tutti hanno, vedete, il thatched roof. Quello che invece vedete